la ragazza. Bassotto standard a pelo lungo, bassotto standard a pelo duro, bassotto nano a pelo corto, bassotto nano a pelo lungo, bassotto nano a pelo duro, bassotto canichen a pelo corto, bassotto canichen a pelo lungo, bassotto canichen a pelo duro. Anche in questo caso razze caratterizzate da una grande reattività, un grande ardore in un piccolo formato, sono razze di origine tedesca, tre taglie per tre tipi di pelo, selezionate principalmente per la caccia in tana, sono ottimi guardiani avvisatori, vengono utilizzati anche per la ricerca in superficie. Questa struttura morfologica è una mutazione naturale avvenuta tantissimi secoli fa, infatti troviamo già sulle piramidi raffigurazione di cani anacolimorfi, ovvero con un nanismo limitato alle ossa lunghe, infatti i bassotti hanno proporzioni corporee e craniali standard con ecco i sei finalisti: bassotto standard a pelo lungo, bassotto standard a pelo duro, bassotto nano a pelo duro, canichen a pelo corto e canichen a pelo duro. E dopo il bassotto standard a pelo lungo, dove sul ceppo del bassotto a pelo corto, che è la varietà di pelo originale, è stato immesso sangue di spaniel, bassotto standard a pelo duro. In questo caso c'è stata l'immissione di sangue terrier e schnauzer. Passiamo dallo standard sopra i 35 cm di circonferenza toracica al nano tra i 30 e i 35 cm, il peso scende dai 10 kg ai 4 kg e mezzo circa, 4 kg. Varietà a pelo corto.
Il colore fulvo nel bassotto a pelo duro prende il nome di foglia secca. Kaninken, la taglia più piccola, siamo scesi sotto i 30 cm di circonferenza toracica. Kaninken perché con queste dimensioni abbiamo la possibilità di entrare nella tana del coniglio, quindi la varietà più piccola che vediamo rappresentata da il pelo corto nella colorazione cioccolato focato e quindi tra poco dal pelo duro. Bassotto Kaninken a pelo duro sul tavolino del nostro giudice Tino Peart. Rato e premiatrice ungherese. Invito sul podio per la premiazione la rappresentante di Royal Canin Italia per il canale allevatori, Vera Scheman. Giro di ring per tutti i bassotti prima della classifica finale, accompagnati dall'applauso del pubblico. Terzo posto per il bassotto nano a pelo duro. Secondo posto per il bassotto standard a pelo lungo.
rappresenta i bassotti al Best in Show finale, il bassotto Kaninken a pelo duro. No, no. Abbiamo il giudice croato, la premiatrice ungherese, due speaker lombardo-veneti, abbiamo quasi l'impero austro-ungarico al completo. Grazie. Congratulazioni a tutti.